Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche collabora con gli altri due dipartimenti di Scienze Biomediche e di Medicina Clinica Sperimentale per la formazione del medico chirurgo. Insieme agli altri dipartimenti si ottimizzano le offerte formative per le scienze odontoiatriche e le protesi dentarie, ma anche per le diverse professioni sanitarie. L'offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia comprende due corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Prevede inoltre 6 corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, infermieristica, ostetricia, fisioterapia, igiene dentale, tecniche di laboratorio biomedico e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Tutti i corsi di studio sono ad accesso programmato. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta con quiz a risposta multipla di cultura generale e scientifica con riferimento ai settori biologico, fisico-chimico e matematico. L'attività didattica si articola in corsi semestrali con frequenza obbligatoria. Gli insegnamenti sono svolti tramite lezioni frontali, attività interattiva a piccoli gruppi, esercitazioni tecnico-pratiche, attività di tirocinio presso laboratori e reparti di degenza. Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche nasce insieme agli altri dall'ex Facoltà di Medicina e Chirurgia, che è nota da tempo nel territorio ai giovani che intendono apprendere l'arte della medicina e della chirurgia e che attraverso la struttura di raccordo ha voluto mantenere questa vecchia denominazione che ancora piace alla gente. Ovviamente il Dipartimento di Scienze Chirurgiche si occupa in maniera particolare al principio proprio per ottimizzare l'offerta formativa di tutto ciò che è chirurgico. Prevalentemente il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e la formazione per questa parte della cultura, della crescita dei giovani è ovviamente chirurgica, sono qui si pongono tutte le attività chirurgiche generali e anche specialistiche, quindi si avrà la possibilità di poter frequentare i reparti di chirurgia, di poter frequentare gli ambulatori chirurgici e soprattutto la sala operatoria per poter assistere ad interventi chirurgici affinché lo studente possa vivere anche questa parte chirurgica nella migliore maniera possibile.